Bene amici, bentrovati sulle frequenze di Radio Gela Express, Radio Vittoria Express, come già sapete, e chiaramente noi siamo pronti a aprire questa diretta legata a Spazio Interviste Promo Disco. Radio Gela Express è in rotazione, lo ascolterete tantissime volte, ormai non si contano i numeri, stiamo parlando di Giuseppe Buscaglia. Ne approfitto per salutare tutta Napoli, ovviamente con un bacio che parte da Gela per abbracciare poi tutta l'Italia. Momento gli abbracci servono e come lo dico sempre. Noi siamo pronti ad aprire questa diretta. Salutiamo anche Tiziana che si è appena collegata sui social. Salutiamo anche chi segue i social, non soltanto chi ci segue sulla pagina Facebook, ma anche chi ci segue su Instagram. Bene, andiamo ad aprire questa diretta telefonica e radiofonica attesissima. Bene amici, allora io sono pronta a sfumare un pochino proprio perché ho aperto anche una diretta Facebook per chi vuole partecipare con noi, essere attivo con questa diretta sulle frequenze di Radio Gela Express. Diciamo che avete già sentito qualcosa in sottofondo, noi abbiamo già spiegato, dato appuntamento, abbiamo questo brano che è in rotazione per la quale, come dicevo prima, non si contano i numeri, veramente ascoltatissimo. Stiamo parlando di Giuseppe Buscaglia o Gio Buscaglia, che tra l'altro è venuto a presentare, a parlare con noi, a farci veramente sognare e sperare. Quindi la speranza, insomma, è una cosa che va in pole position. Gli diamo il benvenuto. No. Pronto? Pronto? Eccolo qua. Ben Buongiorno. trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, abbiamo fatto un picco, ma è colpa mia, qui dalla regia. Ogni tanto faccio queste piccole bravate. E ben trovato. E allora, io sono curiosissima perché leggevo che hai iniziato all'età di 18 anni, quindi giovanissimo, anche no, cioè, insomma, è arrivata la macchina, la maturità, è arrivata anche la musica nella tua vita. Assolutamente sì, ho iniziato molto presto. È iniziato molto presto e poi hai fatto anche delle belle esperienze. Intanto salutiamo Napoli, salutiamo tutta Napoli, con un bacio che dicevo prima che parti da Gela per abbracciare non solo Napoli ma tutta Italia. E poi una cosa curiosa, molto bella, insomma l'esperienza che salta ovviamente per noi che siamo attaccati ai media, no? Che vi seguiamo attraverso i media, l'esperienza che se non mi sbaglio tra il 2014 e il 2015 che ti ha portato The Voice. Sì, ho fatto The Voice 2014-2015. È stata forse una delle mie prime esperienze, sì. Molto molto formativa, tra l'altro. Com'è collaborare e trovarsi vicino a J-Ax? Perché voglio dire, hai aperto tanti concerti, insomma, per chi inizia adesso, magari un messaggio da parte tua può essere un motivo di incoraggiamento. No. La verità è stata un'esperienza molto, molto formativa, a grandi tratti divertente, e sì, lavorare con persone come J-Ax, ma anche come tutto il resto delle persone che formavano il programma, anche gli altri coach come i Facchinetti, come Noè, Piero Pelù. Mamma. È stato veramente bello, anche perché si impara tantissimo in quel poco che si partecipa al programma, si può imparare tanto tanto. E da lì tante collaborazioni, insomma io ho così citato J-Ax proprio perché diciamo quella che salta, come dicevo, a tutti all'occhio girando sui motori di ricerca, proprio scrivendo il tuo nome, da lì si scoprono tante cose ed è molto molto bello. Ma Sì. parliamo di questa ricerca della felicità. Assolutamente sì. Piuttosto è proprio un'espressione di concetto, è per esprimere un concetto ben chiaro, perché oggi che siamo tutti un po' scottati, un po' confusi anche, no, da tutto quello che ci circonda e che sta succedendo. E io spero sempre che le persone possano trovare
ognuno nel proprio modo la propria felicità, ma che può essere veramente, cioè, fatta di piccole cose, ma che nonostante sia fatta di piccole cose la felicità, perché sono atti, sono momenti fondamentalmente della vita, che però ci portano a stare bene, ci portano ad affrontare poi le cose future con maggiore positività. Ecco, questo è. Sì, perché tu ti rivolgi anche a chi magari è insicuro, chi non ha la consapevolezza, no? Cioè, a chi è stato male, ci inviti a credere in se stessi, insomma, c'è un messaggio molto bello in questo "E sto buscando la felicità". Sì, proprio perché sappiamo che ci sono persone nel mondo in generale, che, cioè, la cosa bella in generale è che noi siamo differenti, cioè con tutte le persone che ci circondano, e a volte quando ci sono persone che credono poco in quello che fanno, credono poco nella speranza di un futuro migliore, no? E prediligono con la negatività, con la frase "io non ce la posso fare". Quello diciamo, è stato uno dei motivi che mi ha portato a scrivere questa canzone, proprio perché vorrei che le persone guardino sempre il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto, vorrei vedere positività in generale, quindi sono stato ispirato da questo. Questo che stai dicendo mi emoziona tantissimo, perché sono assolutamente d'accordo con te, ed è il messaggio più bello che si possa dare, soprattutto in questo momento. Io so che questo brano doveva uscire un po' prima, chiaramente il lockdown ha creato anche delle difficoltà, dei rallentamenti, però non ti sei fermato, ed è questa quella speranza, no? Il non mollare mai. Sì, assolutamente. Dovevamo uscire molto molto prima di uscita ufficiale, però purtroppo causa lockdown e tutto ciò che ci ha fermato, ho dovuto prima andare, ma comunque ci siamo portati avanti con il lavoro, abbiamo pensato a tutti i dettagli ancora meglio di come le avevamo pensato. Che tra l'altro, insomma, quindi, chiaramente c'è una squadra, una collaborazione, insomma, fortissima, perché avete realizzato un videoclip proprio molto molto bello, e nonostante le difficoltà, insomma, tutti hanno messo il proprio contributo con la stessa tua determinazione, devo dire, quindi credo siano tante le persone da ringraziare. Fondamentalmente sì, tutte le persone che sono dietro al mio progetto sono persone che credono quanto me a questo tipo di progetto e a quello che vogliamo dare come messaggio, quindi è stato bello proprio lavorare insieme in sintonia, anche perché il messaggio era uno, ed era un messaggio comune per tutti, quello di dare un'idea un po', cioè abbiamo cercato di creare un video con la spensieratezza, divertendoci, proprio perché le persone oggi hanno bisogno di questo, cioè oggi le persone hanno bisogno di vedere del positivo, anche perché non sappiamo realmente quello che sta succedendo da almeno 3 mesi, 4 mesi. Mamma mia, no? È vero. Io mando un cuore a tutto il tuo team, che è stato eccezionale. Adesso noi avremo modo anche di postare sulla nostra pagina Facebook il videoclip, però non vediamo l'ora davvero. Io proprio da quando è iniziata questa programmazione non vedrò di ascoltare questo brano, di ascoltarlo con i nostri amici in ascolto o chi ci segue sui social, alla quale mando un saluto, tra l'altro. Un saluto a tutti anche da parte mia. Bene, a questo punto non ci resta che ricordo agli amici che comunque Tranquilli va in promo, quindi rotazione sulle nostre frequenze, lo ascolterete ancora, anche se ti faccio i complimenti perché i numeri di ascolto sono pazzeschi, insomma veramente, insomma, è un brano, è proprio un tormentone che è ascoltatissimo, è proprio il brano dell'estate. Grazie mille. Sì, cioè, il messaggio sta riuscendo. Sì, sì, le persone stanno cercando la propria felicità e quindi ascoltano il fatto perché ne hanno bisogno di questo, quindi sono contento, perché la musica è comunicazione, la musica è unione. È uno strumento importantissimo, avete un dono incredibile, avete.
Allora, facciamo una cosa, io ti do il microfono, quindi a te il piacere di presentare questo brano, io ti aspetto ancora, grazie per essere stato con noi sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Grazie a tutti, sono Gio Boscaglia e adesso ascoltiamo il mio primo singolo in uscita e sto buscando la felicità. Bellissimo ragazzi, aumentate il volume. Ciao, alla prossima! Ciao! Musica da promuovere per giovani talenti, giovani talenti. Ragazzi, io mi scatena quando sento questi brani che tra l'altro hanno questa forza bellissima, no? di trasmettere questi messaggi meravigliosi. Devo dire che Don Boscaglia lo ha fatto in un modo eccezionale. Potete continuare ad ascoltarlo con noi qui sulle frequenze di Radio Gela Express. Io continuo, riprendo la programmazione. Vi ringrazio per essere stati con noi, per aver partecipato a questa diretta. Non riesco a vedere chi in questo momento, vedo i numeri, ma non riesco a vedere chi sta partecipando, quindi mando un bacio, adesso vi risponderò, vi saluterò uno per uno. Beh, Spazio Interviste continua, non si ferma qui, quindi restate con noi, Molly Beat, da lunedì al sabato dalle 10 alle 13.